Alleluia, il Signore ci benedica, benvenuti alla presenza del Signore. Spesso dico coloro che attirano il Signore è proprio un popolo peculiare che si aduna nel nome di Gesù. Il nostro cordiale saluto e benvenuti particolarmente a quelli che a distanza attingono da quello che il Signore riversa per mezzo di questo luogo dedicato a Lui. Siamo qui per lodare e celebrare il glorioso nome, il glorioso, il meraviglioso nome, ma non si può sbagliare, perché c'è un solo nome sotto al cielo, uno solo è stato dato agli uomini ed è il meraviglioso nome di Gesù Cristo, per mezzo del quale riceviamo tutto. E io spesso lo dico, e in questo nome noi indirizziamo pure verso il cielo la lode, l'onore, il ringraziamento. Così, in prima di ogni cosa, ringraziamo il Signore per averci accolti. Signore Dio nostro Padre, o eterno Creatore e Signore di tutte queste cose che ci circondano, pur sapendo che non è altro che la nostra culla, Signore, poiché, Signore, il poema del Tuo creato, il compimento, il capolavoro del Tuo creato, Signore, è l'uomo, sono le anime dell'uomo, Signore. Questo, Signore, è quello che ha attirato il Tuo grande amore. E, Signore, attraverso la croce di Gesù Cristo, Padre, abbiamo gustato, Signore, vista la Tua benignità, Signore. Non possiamo mai dimenticare per l'eternità ciò che Tu hai fatto, ciò che Tu hai adempiuto, Signore, sul duro legno della croce quel venerdì, Signore. E in questo venerdì noi celebriamo il Tuo nome, Ti glorifichiamo, Padre, per mezzo di Gesù ricevi da tutto questo popolo un profumo di odor soave che si eleva a Te, e tienici al Tuo cospetto, Padre, rilascia una fresca unzione nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Forte il nostro applauso a colui che è degno, che scende in mezzo a noi. Vogliamo leggere almeno un salmo, ci accentriamo sempre nella sua preziosa parola. Il Signore, Lui ci ha arricchiti per mezzo della parola, che non è altro tutte le promesse del Signore, oltre al suo programma. Voglio leggere parte del Salmo 34, chi ha la scrittura può seguire. Beato chi legge, beato chi ascolta. Benedetto significa. Io, verso 1, io benedirò l'Eterno in ogni tempo, in ogni tempo. E fuori di tempo, dice Paolo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca, e quindi è per l'eternità, state tranquilli. L'anima mia si glorierà nell'Eterno, gli umili ludranno e si rallegreranno. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi l'hanno guardato a lui e sono stati illuminati, e le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato all'Eterno e lo ha esaudito e lo ha salvato da tutte le sue avversità. L'angelo dell'Eterno si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, possa l'umanità in questa sera gustarlo. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Temete l'Eterno voi suoi santi, perché nulla manca a quelli che lo temono, niente. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma a quelli che cercano l'Eterno non manca di alcun bene. Venite, figliuoli, ascoltatemi, e io vi insegnerò il timore dell'Eterno. L'unico che ci può chiamare figliuoli è il Signore. È Lui. Dopo averci esortati in qual modo noi possiamo celebrare e quello che Lui gradisce, Lui dice ora: venite figliuoli, ascoltatemi e io vi insegnerò a coltivare il timore dell'Eterno, perché tutto inizia dal timore, che non è tremore, no! Qualcuno ha informato male l'umanità, talché quando sente parlare di Dio scuote il capo, trema, ma quelle è perché sono lontani dal Signore. Il timore è una riverenza così meravigliosa che tu non vuoi dispiacergli, ed è il principio della sapienza. Ma in ogni modo
Qui il Signore dice: figliuoli, venite a me e io vi insegnerò. E questo lo leggete a casa. Leggerete come il Signore vi insegna a mantenere il timore, l'amore per Lui. E da questo timore, noi che per grazia divina il Signore ci ha insegnati e ci ha lavorati in questo timore, siamo qui radunati per mostrargli il nostro amore. E non c'è modo migliore, per mezzo della lode, dell'adorazione, del ringraziamento, celebrando il suo glorioso nome, innalzando le sue virtù, particolarmente quelle di Salvatore. Salvatore, noi abbiamo creduto che avevamo bisogno di essere salvati. Guardate, tutto parte da qui. Io credo, Signore, che ho bisogno di essere salvato in questa terra. Non è normale che sono nato per morire. E il Signore si è rivelato. Questo salmo è appropriato proprio alla Chiesa. Siete pronti per lodare il Signore? La corale è pronta per indurci alla sua presenza, ma quelli che lodano il Signore siete voi. Siamo noi, i salvati, i redenti, i beneficiati dal Signore, quelli a cui Lui ha indirizzato la sua preziosa parola e ci ha delucidati. Egli ha alitato sopra di noi, ha aperto la mente per comprendere le scritture. Che grande è il privilegio, Signore. Così cantiamo per il Signore. Accomodatevi, siate comodi, rimanete nella libertà dello Spirito Santo. Meraviglioso sei tu, Gesù. Glorifichiamo il nome del Signore. Egli ci ha tracciato una via e noi la perseguiamo sempre avanti, avendo gli occhi puntati su Gesù Cristo, capo e compitore della nostra fede. Alleluia. Colui che la crea e la rende perfetta, riguardando a Cristo Gesù. Fuorché Lui non c'è niente di buono. Lui è molto buono. Alleluia. Please.
te la gloria, Gesù, e questo è il popolo che ti aspetta, Signore. E con tempo un trono di lode ti apparecchiamo e vi invito ad alzarvi, fratelli. Siamo qui e il Signore ci chiama un risveglio. Che cos'è il risveglio? Quello di riguardare a Cristo giorno e notte. Siamo la sua progenie, la sua eredità, alleluia. Siamo il frutto del suo sacrificio, alleluia. Non c'è niente di più prezioso che il Signore abbia. Il frutto di ciò che egli ha sofferto. Tu sei Signore. Sei la nostra gloria, Gesù. Sei il nostro amato, Signore. Gesù e sei Signore. Tu verrai, Signore. Attendiamo te, o Re. Aspettalo ancora un poco. E nell'attesa celebriamo te, o Re. Glorifichiamo il tuo nome, Signore. E proclamiamo che tu sei il buon pastore. Yeah.
e lo vedremo come egli è, Gesù il Signore, il meraviglioso, il più bel giglio della valle, l'ammirabile consigliere, il principe della pace, il Dio potente, il padre dell'eternità. Lo vedrai come egli è. Alleluia, il Signore, ed è il meraviglioso. Non è buono il Signore ciò che ha fatto nella nostra vita? Ha fatto forse qualcosa di male? Alleluia, Signore, ci ha strappati dal regno delle tenebre, dall'ignoranza spirituale, dall'infermità, dall'inimicizia che avevamo verso il Signore. Ci ha dato un cuore nuovo, uno spirito nuovo, e quello che noi possiamo proclamare, ci distinguiamo perché ci ha dato la caparra della vita eterna. Questo è quello che distingue il vero credente, la caparra dell'eternità. E il Signore vuole espandere tutta l'umanità. Degno di lode sei tu, Gesù. Degno di adorazione sei tu, Padre. Adoriamo te, Signore. A chi se non a te che col tuo sangue ci hai comperati, Gesù? Lodi noi angeli. Lodi noi, Signore. Insieme a noi, Signore. Yeah.
alleluia a te, Signore. Noi non adoriamo il re, noi adoriamo il re dei re, il Signore dei signori. In quanto vi sono re e signori in questa terra, dice Paolo, noi abbiamo un solo Dio, un solo re dei re e un solo Signore dei signori, che è al di sopra di tutti gli altri. Siate comodi, rimanete nella libertà dello Spirito Santo alla quale siamo stati chiamati. Tutto sia lode e gloria del suo nome. Nella sua casa tutto deve esclamare gloria. Ma gloria a chi? Gloria a Gesù. A lui appartiene l'onore e la gloria. Meraviglioso sei. Adoriamo te, oh re, glorifichiamo te, oh re. Questo è venuto a fare il Signore, per liberare, per debellare e distruggere ogni opera del maligno. Non è buono il Signore per ciò che ha fatto ed è sconosciuto ancora parte dell'umanità, ma noi proclamiamo che Gesù è risuscitato ed egli vive ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ciò che ha fatto prima, ciò che ha fatto in noi, lo vuole fare pure per voi che udite. Continuiamo a lodare il Signore. Parole soavi per il Signore. Degno sei tu, Padre d'amore. Gesù. Qual nome supremo. Non c'è nome più meraviglioso, Gesù, di nome questo sopra Signore. Ogni nome. Ci può essere un nome più eccelso. Noi adoriamo in questo nome Gesù. Anima mia,
ringraziamo, esaltiamo, glorifichiamo il nome di Gesù. Vi invito ad alzarvi, non abbiamo molto tempo per stare alla sua presenza, ed è lì che attingiamo. È un'opportunità ogni qualvolta attiriamo il Signore in mezzo a noi per mezzo della lode, perché la sua parola dice che egli dimora nelle lodi del suo popolo. Credi solamente per contemplare la sua gloria. Getta sopra di lui le tue vicissitudini, perché egli ha cura di te. È Gesù ed è il Signore. È venuto in questa terra per edificarsi un popolo, per esortare e consolare questo popolo durante il cammino, e ne riceve solo ringraziamenti e lodi. Solo questo possiamo renderti, Signore. O Spirito di grazia, tu abiti, Signore, dentro i nostri cuori. Un trono di lode ti abbiamo apparecchiato. Prezzo, Signore, perciò che gloria, che prezzo, Padre, hai pagato per noi, Signore, quanto ci ami, Gesù. Lo Spirito che ora soffi, gloria a Dio, gloria a Dio. Santo di Israele, rendiamo grazie a te, Padre d'amore, per quel che tu sei, Signore, per quello che da te scaturisce, Signore. Sei la fonte del bene e della benignità, sei l'essenza dell'amore, tutta l'espressione dell'amore di Dio per mezzo di Gesù Cristo. E possiamo contemplare e attingere, Signore. Signore Gesù.
miracoli per questa generazione, Signore. Attirala a te, Gesù. Induci questa generazione, Padre, ad amare te, o Re. Conquistala, Signore. Come hai conquistato noi, Signore. Meraviglioso sei tu, Padre. Meraviglioso sei tu, Gesù. Forte il nostro applauso a colui che è degno. Credi che il Signore è qua. Alleluia, Gesù. Egli è colui che dice ovunque due o tre si adunano nel mio nome, non per mangiare o bere, ma nel mio nome. E noi siamo qui adunati per lodare il Signore. Ancora un canto per la gloria del Signore. Siamo qui per adorare il Re dei Re. Gesù è il Re dei Re, è il Santo di Israele. Non ha mai lasciato l'umanità, Gesù. Gli uomini credono che sia morto ed ogni anno celebrano quella morte, ma Gesù è risorto. Egli dice: non ti lascerò, non ti abbandonerò. Alleluia, sarò con voi infino alla fine dei tempi e delle stagioni. Gesù è qua, egli è il vivente, per questo l'adoriamo. Ed egli riceve lode. Pensa a noi, che ci guarda e ci protegge ogni dì. Re di grazia, basterebbe il Signore sia lodato e benedetto in eterno, basterebbe questa sola parola per avere la pienezza dell'adorazione, e aggiungendo il nome di Gesù, perché l'alleluia non vuol dire altro che gloria al Dio, all'Altissimo, Creatore, Redentore e Signore Gesù Cristo. Alleluia, aggiungendo solo Gesù abbiamo la pienezza di tutta l'adorazione. Pensate che cercai su internet quello che le creature dicevano di questa terra, che cosa significa l'alleluia, e c'erano delle spiegazioni che contristavano le mie viscere. Dicevano: ma era un simbolo così per celebrare il Signore. Altro che simbolo, altro che simbolo, sono i grandi attributi del Dio onnipotente. Così, prima di chiudere, salutiamo i nostri cari che ci seguono.
invitiamo a seguirci questo domenica alle ore 17:30 per condividere la preziosa e potente parola di Dio, la stessa parola che nel pronunciarsi ha creato tutte le cose. Questa parola che tu accoglierai nel tuo cuore cambierà la tua vita, perché se ha cambiato la nostra deve cambiare pure la tua vita. Così preghiamo sempre per i bisogni di quanti sono al di là di questo schermo. Signore Dio nostro Padre, seguitiamo a renderti grazie, Signore. Grazie e lode quello che noi possiamo offrire a te, Padre, e poi il nostro cuore per lasciarti dimorare, riposare in noi e servirti in questa terra. Ti rendiamo grazie, Signore, per l'opera grande che tu stai adempiendo in tutta l'umanità, Signore, poiché la tua parola dice che tutti i popoli ti celebreranno e siamo fiduciosi che tu li raggiungerai tutti, Signore. Ora, Signore, abbiamo cantato a te, o Eterno, le virtù, Signore, che fuoriescono dalla tua meravigliosa potenza. Quelle virtù siano, Signore, elargite sopra queste famiglie che ci seguono, Padre, liberazione, guarigione, battesimo con lo Spirito Santo, gioia, amore, pace, longanimità e prosperità, Signore, tutto questo nel glorioso e unico nome di Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. Amen. Signore sia lodato.